giorno, tutti qua, ordine del giorno numero 3, bilancio di previsione 2019-2021, variazione all'annualità 2019-2021 e conseguenti variazioni al DUP. Ora, come ho avuto modo di spiegare in preconsigliare, questo Consiglio Comunale, questa delibera in particolare, hanno carattere di urgenza per un motivo ben preciso, perché con la variazione al piano di investimenti, di cui dopo vi dirò, noi andiamo ad inserire delle opere che intendiamo candidare al bando del Ministero dell'Interno uscito il 2 agosto 2019 e che può consentire ai comuni fino a 50.000 abitanti di richiedere fino a 2,5 milioni di euro. Le condizioni per partecipare a questo bando sono non molte, ma sono molto chiare. La prima è che la scadenza è il 15 di settembre, la seconda è che ogni opera che viene candidata deve essere inserita negli strumenti di programmazione all'interno del bilancio, degli strumenti di programmazione del comune. Per l'opera che si richiede non deve essere già stato approvato un finanziamento o un cofinanziamento e naturalmente deve avere un codice unico di progetto, questo è abbastanza naturale. Ci sono dei meccanismi di premialità per quanto riguarda il bando, dei meccanismi di accesso, vengono incentivati e vengono premiati gli investimenti per la messa in sicurezza di strade, ponti, gli investimenti messi in sicurezza del territorio nel rischio idrogeologico, per la manutenzione straordinaria del manto stradale, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici con precedenza quelli scolastici, per gli interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico e per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche. Pertanto la richiesta che noi andiamo a fare al Ministero dell'Interno per quanto riguarda questo bando, che di cui trovate nota in piano investimenti, nota margine, in piano investimenti trovate sul 2020 tutte queste quote di finanziamento, di richieste di finanziamento, se il bando andrà bene verranno confermate, se non andrà bene naturalmente verranno stralciate. Richiediamo 450.000 euro per la manutenzione straordinaria del palazzo municipale, 450, quindi per il miglioramento sismico, 450.000 euro per la manutenzione straordinaria, accessibilità e abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria e miglioramento sismico della caserma dei carabinieri, chiediamo 450.000 euro e chiediamo 990.000 euro per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, in particolar modo per la serra e la nostra zona collinare, facendo riferimento al rischio idrogeologico. Quindi una quota significativa di richiesta che noi naturalmente domani, una volta che questa istanza verrà approvata, candideremo al Ministero, ci auguriamo che possa andare bene. Naturalmente credo che, visto la quantità di risorse messe a disposizione e la possibilità che molti comuni partecipano, le speranze non sono tantissime, però come abbiamo fatto negli ultimi 5 anni credo che valga sempre la pena investire in questo tipo di richieste. Colgo l'occasione per sottolineare come all'interno della variazione del bilancio nel piano degli investimenti abbiamo inserito ulteriori 30.000 euro da entrata dalla vendita straordinaria dei loculi cimiteriali nel capitolo 28.250 sugli incarichi professionali esterni. Questo qui perché vogliamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, arrivare alla progettazione definitiva ed esecutiva del piano comunale di illuminazione pubblica, che come ricordavo prima è già stata finanziata tramite mutuo dell'Unione. Dobbiamo fare il progetto definitivo esecutivo e poi bandire la gara, come mi ero preso l'impegno di fare, con l'offerta economicamente vantaggiosa, quindi non con un massimo ribasso. In questo caso qui serve dare un incarico esterno perché non abbiamo la forza interna per arrivare a questo tipo di progettazione, quindi variamo il piano di investimenti nel capitolo degli incarichi professionali. Le altre modifiche invece sulla parte corrente degli investimenti, ne ho data lettura
consigliare, li ricordo anche in questa sede, sono interventi molto piccoli perché cubano circa 30.000 euro di nuove spese, oltre la partita di giro dei 25.294 euro dei contributi a abbattimento barriere architettoniche, che è solamente una partita di giro perché è un finanziamento regionale. Le maggiori spese che andiamo a sostenere riguardano 2.000 euro in più per la convenzione con la scuola materna privata San Giuseppe, 10.000 euro per SORIT, quindi per il sistema di riscossione, 500 euro in più per l'associazione Gemellaggi, così come abbiamo fatto l'anno scorso, un'ulteriore spesa visto l'attività in aumento, quindi che reputo molto positiva, che l'associazione fa, gli riconosciamo 500 euro in più dei 1.000 previsti a inizio anno. L'indennità di carica degli amministratori comunali, 10.000 euro in più, che vuol dire, come ho spiegato in preconsigliare, non che ci siamo aumentati lo stipendio, ma solamente che, essendo 4 su 5 a tempo pieno e rispetto a prima, abbiamo una spesa maggiore. Poi, come giustamente ricordava anche il capogruppo Meluzzi, prima c'erano due dipendenti pubblici che facevano sia svolgevano l'attività dipendente pubblico sia l'attività da assessore, quindi adesso c'è un costo maggiore perché prima i trasferimenti non venivano fatti. C'è un investimento molto importante sulla biblioteca e gli iniziative di promozione della biblioteca comunale di circa 8.000 euro che serviranno per promuovere la biblioteca nel ventennale che cadrà ad ottobre e di cui l'assessore Selvatici, non appena si sarà ripreso il Daranotta, quindi per tutte le attività che verranno fatte qui a fine anno. Tutte queste fonti di finanziamento, tutte queste maggiori spese che cubano circa 30.000 euro, vengono sopperite, vengono finanziate tramite un prelevamento al fondo di riserva ordinario che, come vi ricorderete, lo scorso consiglio ha visto che avevamo un avanzo, era stato rimpinguato. Quindi questo è in linea di massima la variazione di bilancio che proponiamo al consiglio. Ripeto, sulla parte corrente in realtà si sposta veramente poco perché circa 30.000 euro, parte investimenti anche qui molto poco perché è un aumento di spese di 30.000 euro per gli incarichi. La vera motivazione del tutto è appunto questa partecipazione al bando del Ministero dell'Interno, che ci auguriamo possa andare nel migliore dei modi. Lascio la parola ai consiglieri se hanno dei dubbi, delle integrazioni o qualcosa da dire. Grazie. Chi rompe il ghiaccio? Capogruppo Meluzzi. Strade dell'assetto
terrazzi e piccole migliorie. Ricorderete, l'importo stanziato era molto basso, ma era un lavoro urgente che doveva essere fatto. Con l'ARMA c'è il rapporto di costante di segnalazione degli interventi. Il palazzo necessita di una manutenzione straordinaria molto forte, quindi, che il comune da solo farebbe fatica a finanziare, pertanto era già capitato 2 anni fa che avevamo già chiesto un finanziamento di, lì c'erano altri parametri, di 900.000 euro per la riqualificazione, non era andata a buon fine, ogni volta che c'è la possibilità chiediamo finanziamento per l'aiuto. Altri? Dichiarazioni di voto? Nessuno dice niente? Un minimo, il pubblico chiede. Grazie. Allora, intanto parliamo di, al momento niente di concreto, perché si paventa una possibilità, però se è chiaro quello che chiede il bando, molto probabilmente ne beneficerà chi è stato meno bravo. Questo è quanto dice il bando. Allo stesso tempo, se, se si andrà ad accedere a questo bando, riteniamo sacrosante alcune scelte fatte dall'amministrazione, come per esempio i fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, o per, quando si parla di antisismica, o la messa in sicurezza delle strade di collina. Anche noi in campagna elettorale parlavamo di strade di campagna genericamente. Quando si parla delle strade della Serra si sa benissimo, come avete esplicitato, che bisogna fare un lavoro proprio dalle fondamenta della strada per far sì che il manto tenga. Allo stesso tempo, lungi da me non difendere gli immobili dove corpi di polizia o di forze dell'ordine stanno quotidianamente. C'era stato un impegno da parte di questa amministrazione di ottenere una nuova caserma, e mettiamo a progetto 450.000 euro per l'immobile attuale. Lungi da me a dare conto a questa iniziativa, perché alla fine è sempre l'immobile comunale dove c'è l'accesso al pubblico, però mi piacerebbe che si iniziasse a lavorare concretamente per la creazione di una nuova caserma, piuttosto che rifinanziare un immobile con delle grosse problematiche quando c'è la necessità di ampliare il servizio delle forze dell'ordine. Allo stesso tempo, una variazione di bilancio, come il manuale Cencelli insegna, è pur sempre un'indicazione politica, una messa in atto del programma elettorale di una maggioranza. Nonostante alcune iniziative siano condivisibili, sacrosante per il gruppo Prima Castello, non possiamo votare favorevolmente. Alcune scelte fatte dall'amministrazione erano promosse anche dal nostro programma elettorale, perciò il nostro sarà un voto in astensione. Grazie. Forse non si riuscirà ad ottenere, si troveranno altre strade
lungimiranza notevole per quanto riguarda la sicurezza e il miglioramento delle strutture che vanno a disposizione. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passerei al voto. Ordine del giorno numero 3, bilancio di previsione 2019-2021, variazione dell'annualità 2019-2021 e conseguente variazione al bilancio al documento unico di programmazione 2019-2021. Favorevoli? Contrari? Nessun contrario? Astenuti? 3 astenuti? Doppia votazione per immediata esigibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astenuti? Questo era l'ultimo ordine del giorno del bilancio, come vi ho detto prima, del bilancio del Consiglio. Come vi ho detto prima, saremo chiamati a fare un Consiglio Comunale entro la fine del mese per approvare il bilancio consolidato. Gli anni scorsi la variazione di bilancio di settembre e il bilancio consolidato collimavano, quest'anno invece, come avete visto, sono due appuntamenti differenti. Nei prossimi giorni vi chiederò la disponibilità di date per essere il numero più maggiore possibile. Colgo l'occasione per ringraziare e salutare il segretario comunale Marcello Pupillo, che ringrazio per il lavoro svolto in questi mesi, in questi anni. Io naturalmente, come sapete, ho fatto una scelta differente rispetto a quella per la riconferma del dottor Pupillo, ma ci tengo davanti a tutti voi a ringraziarlo pubblicamente perché si è dedicato alla cosa pubblica con una grande passione e una grande anche competenza per diverse cose, e quindi presumibilmente questo sarà il suo ultimo consiglio comunale. Dal prossimo molto probabilmente ci sarà la dottoressa Fiorini, come avevamo parlato il 30 di agosto, ma ci tenevo ecco, a ringraziare il dottor Pupillo, sin da qua nelle sue possibilità, quelle di fare delle scelte. Ho fatto una scelta di tipo politico, come ho detto l'altra volta, ma nulla toglie a tutto quello che è stato l'impegno e la passione che il dottor Pupillo ha messo nel svolgere il suo lavoro, e per questo a nome mio, ecco, e a nome della Giunta lo ringrazio per tutto quello che ha dato. Ringrazio il sindaco per queste parole e saluto con l'occasione, che poteva non capitare effettivamente, di salutare il Consiglio Comunale di Castel Bolognese, che rappresenta tutti i cittadini. Io penso che chiaramente è una scelta con la nuova amministrazione, sempre nell'ottica del funzionamento dell'Unione. Io ho passato 2 anni, che non è tantissimo, è stato meno della metà della sindacatura di Meluzzi, con cui ho lavorato alacremente, inserendomi in un meccanismo che mi vedeva presente a Castel Bolognese come comune capofila, gli altri due comuni facenti parte della convenzione e anche in unione dei comuni, dove un lavoro di adattamento e tessitura di tutto quello che poteva servire per fare andare avanti, diciamo, la macchina amministrativa del comune, che è un po' l'ottica su cui mi sono posto per svolgere il mio ruolo. E quindi approfitto di questa occasione per ringraziare, essere onorato di aver lavorato per l'amministrazione comunale di Castel Bolognese. E il lavoro l'ho svolto con quest'ottica, ritengo, moderna e adatta a quello che serviva, perché io ho creduto anche nell'Unione, l'ho detto e l'ho scritto, purché mi sono innestato in una fase successiva, perché con la difficoltà e la complessità del funzionamento della macchina amministrativa, un funzionamento unitario in sinergia è sicuramente un funzionamento che è il migliore possibile. Questo nell'ottica io ho sempre avuto, non solo di guardare alle questioni personali, peculiari, ma nell'ottica generale. Nell'ottica generale, quindi,
io servire le amministrazioni e servirle nell'ottica dei cittadini. Quindi se effettivamente oggi la scelta politica motivata dal sindaco per varie contingenze che si sono create, compresa quella della disdetta della convenzione di Brisighella, se è maturata questa, questa non esigenza di continuare a avere fiducia o insomma di utilizzare il mio apporto, ne prendo atto. E non ho scritto già una lettera che ho mandato un po' a tutti, me ne vado in punta di piedi e con la coscienza a posto, rimango a essere, diciamo, vicino alle amministrazioni. Io abito a Faenza, sono un faentino di adozione. Ecco, una scelta che spero sia quella giusta, ecco, sempre nell'ottica che guardo da cittadino, che sia quella giusta, me lo auguro pure io, però personalmente, ecco, per come io ho operato disinteressatamente, mi sono buttato a capofitto su mille pratiche, eccetera, ritengo che invece un altro periodo di apporto dal punto di vista del comune sarebbe stato importante. L'unione deve ancora crescere, deve ancora rafforzarsi e si devono rafforzare i comuni dentro l'unione, perché non funziona bene un'unione dei comuni se non funzionano bene i comuni. La mia presenza c'è stata qui negli altri comuni e anche sulla privacy, che adesso lascerò la settimana prossima. Ero io il responsabile della protezione dei dati di tutti i comuni. Questo è una qualcosa che forse qui non si risparmia, in altri comuni si risparmia sul segretario, ma come costo del DPO almeno, diciamo, 20-25 mila euro costerà. Quindi di questa cosa però, insomma, è stato sicuramente valutato. Non voleva essere polemico il mio intervento, ma era di ringraziamento, perché, ripeto, riconosco e è importante la valenza politica delle scelte. Si prende una responsabilità, si è presa una responsabilità da parte politica e io come responsabilità mi lascio questo detto, lascio la lettera, lascio questo che sto dicendo e lascio quella lettera che ho scritto, sperando di essere in futuro ancora utile, perché rimango diciamo convinto che l'Unione abbia ancora necessità, non personalmente di me, Marcello Cupillo, ma di un ruolo di raccordo e di garanzia professionale e anche, ripeto, con la passione che ringrazio il sindaco per avermela riconosciuta, perché io ho lavorato con molta intensità e molta passione, cercando di fare un buon lavoro, ma non solo formalmente, anche sostanzialmente. Buon lavoro a tutti i consiglieri. Facciamo tutti i più grandi auguri che possiamo per il proprio futuro professionale,
e personale. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti i consiglieri, naturalmente mi unisco e rinnovo a Francesco gli auguri personali miei, tutto il consiglio comunale, per un futuro bello e sorridente, diciamo. Grazie a tutti, do la parola a Ester Ciccarini che voleva dare una comunicazione. Buonasera a tutti, volevo porgere due inviti, uno per il 29 di settembre da parte del Centro per le Famiglie, che sarà un'occasione per conoscere i nuovi locali e poi anche la premiazione che verrà data ai ragazzi che hanno già presentato i lavori in Unione. Quindi saranno consegnati degli attestati. Noi avevamo tre associazioni che hanno aderito a questo progetto. E per ultimo l'invito alla Marcia della Pace, alla sesta edizione della Marcia della Pace della Romagna, che anche per questa come amministrazione abbiamo dato